Magic Deck, eccoci qua con un nuovo appuntamento con il Magic Deck ed è la volta di un bel mazzo standard, l'Abzan Token, scheda tecnica. E vediamo dunque la lista di questo mazzo tricolore. E partiamo con il 4 per di sacerdotessa consacratrice. Poi Gideon delle Ordalie 2 per. 2 per anche per la nostra Vraska da Ixalan. Monocopia inizio fine. Riserva nascosta in 4 copie. Spinta fatale in 4 copie. Mappa dei rinnegati 4 copie. Sbarco della legione 4 copie. Fumigare 4 per, espellere 4 per, processione dei consacrati, sempre 4 per, le nostre carte terra con torre morte di Ifnir in 2 copie, dune di Shefet in 4 copie, cortile nascosto in 4 copie, terre selvagge in evoluzione 4 copie. Vediamo le terre base e abbiamo il 1, 2, 3, 4, 5 per di pianura, il 3 per di palude e la monocopia di foresta. E questa la lista, andiamo ora a vedere la spiegazione del mazzo. Vai, Daniele! Ciao ragazzi e benvenuti al nuovo appuntamento del Magic Deck. Questa settimana ho preparato un mazzo standard per variare anche nei vari formati e in particolare andremo a vedere un nuovissimo mazzo che ha il nome di Abzan Token. Abzan è la casata dei draghi di Tarkir e sta a indicare i colori bianco, verde e nero per chi non mastica molto Magic da tanto tempo. Token, la traduzione pedine, sarà un mazzo che tenderà a riempire il campo con effetti e magie che creano pedine. In questo caso, per la maggior parte, pedine 1-1 vampiro lifelink che sono molto molto utili. Andiamo a vedere il mazzo. Allora, questo mazzo in particolare ha un parco creature ridotto a una, che è la sacerdotessa consacratrice. Creatura bianca, ha uno bianco un incolore, è un 1-3 di Amonkhet e dice ogni qualvolta una pedina creatura entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo guadagni un punto vita. Siccome il nostro mazzo creerà tantissime pedine, lei sarà un po' come la Soul Garden. E quindi ci permetterà di resistere a mazzi molto aggressivi come il Mono Red oppure il Growl Dinosauri o il Growl Energy, e quindi resistere ai primi colpi intanto che noi cercheremo di riempire il campo di pedine. Lei stessa si può imbalsamare. Che cosa significa? È un'abilità di Amonkhet che a costo 4 ci permette di rimetterla sul campo di gioco. Verrà rimossa dal cimitero e metteremo una pedina uguale 1-3 sul campo di gioco. Quindi praticamente è come se avremmo per ogni carta il doppio delle sacerdotesse consacratrici. Poi abbiamo subito subito i nostri Planeswalker che ci permetteranno di vincere la partita. Non utilizzeremo le creature, ma avremo i nostri Planeswalker. Innanzitutto Gideon delle Ordalie, Planeswalker di Amonkhet a costo 3, 2 bianca e 1 incolore. Come prima abilità ha più 1 fino al prossimo turno previeni tutto il danno che un permanente bersaglio infliggerebbe. Il nostro mazzo tenderà a rimuovere parecchie minacce dal campo di gioco. Quindi ne rimarranno sostanzialmente veramente poche, e naturalmente ottimi target saranno Glorybringer o Meccatitani vari, cioè la singola creatura che magari ancora non abbiamo rimosso dal gioco per evitare che ci uccida Gideon stesso. Poi a costo 0 lui diventa un 4-4 indistruttibile che è ancora un Planeswalker e previene tutto il danno che gli verrebbe inflitto in questo turno. Quindi una volta che lui diventa un 4-4, anche se cercheranno di uccidercelo tramite rimozioni con danni oppure se ce lo bleccheranno con creature con flash o qualsiasi altra cosa, lui non morirà. Sempre a 0 ottiene un emblema che dice fin tanto che controlliamo un Gideon non possiamo perdere la partita e i nostri avversari non possono vincere. Quindi, per chi è giocatore di vecchia data, un po' come se abbiamo un vecchio incantesimo di Saga di Urza,
che non ci permette di perdere la partita, un po' anche come l'angelo di Platino, quindi staremo in una gabbia sostanzialmente. Poi, secondo Planeswalker, nuovo arrivo, Vraska, cercatrice di reliquie, subito sbustata e inserita all'interno di questo bellissimo mazzo. Che cosa fa Vraska? Planeswalker a costo 6, uno verde, uno nero, 4 incolori, entra con 6 segnalini sopra. La prima abilità dice a più 2 crea una pedina pirata 2-2 nera con minacciare. Ottima pedina che permette di passare inosservata contro i bloccanti dei nostri avversari. A meno 3 dice distrugge un artefatto, una creatura o un incantesimo bersaglio, una bellissima abilità di rimozione. Poi crei una pedina artefatto tesoro in colore con tappi, la sacrifichi e aggiungi un mana di qualsiasi colore alla tua riserva, i più conosciuti segnalini di Ixalan, quindi tesori. Ottima perché? Perché quando puliremo il campo di battaglia ci permette non solo di fare vantaggio sul board, quindi sul campo di battaglia, ma ci permette anche di rimuovere pezzi fastidiosi. E poi abbiamo una singola copia di inizio, carta splittata sempre di Amonkhet, la parte bianca che è quella che possiamo giocare dalla mano, 2 incolori 1 bianca istantaneo, crea 2 pedine, creatura, guerriero 1-1 bianche con cautela. La seconda invece, che la possiamo giocare solamente dal cimitero, quindi con l'abilità conseguenze, e fine, a 2 incolori, 1 nero, dice come costo addizionale per lanciare fine sacrifica una creatura. Saremo pieni di creature pedine, quindi non sarà un problema pagare il costo addizionale. Distruggeremo una creatura bersaglio, quindi come potete vedere già iniziamo a mettere i bastoni tra le ruote all'avversario. Incantesimo chiave di questo mazzo è riserva nascosta, incantesimo di rivolta dell'etere, bianco o nero, si casta uno bianco e uno nero e ha l'abilità rivolta all'inizio della tua sottofase finale, quindi praticamente quasi alla fine del turno, se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, crea una pedina, creatura, artefatto, servo meccanismo 1-1 in colore. Poi ha un'abilità tappi 1, sacrifica una creatura, profetizza 1. Quindi ci permette di sacrificare una pedina, dopodiché creare un'altra pedina 1-1 in colore, anche se l'abbiamo appena sacrificata, e quindi profetizzare in qualsiasi momento. Ottimo perché ci permette di scremare le pescate che andremo a fare, ci servirà una soluzione, vogliamo chiudere in fretta la partita, è un ottimo modo per scremare e creare pedine. Un'altra cosa, per rivolta ricordatevi che non siete solamente voi a dover avere un permanente che ha abbandonato il campo di battaglia, ma può essere anche sul campo di battaglia dell'avversario, quindi se fate una rimozione, uccidete una creatura avversaria oppure durante il combattimento è morta anche una creatura dell'avversario, ricordatevi che rivolta si attiva. Rivolta, come per esempio aggiungere segnalini energia, parlando già a chi è un pochettino più esperto e inizia a fare i tornei, è vero sì che è un trigger automatico, quindi è un'abilità che si innesca obbligatoriamente, ma in sede di torneo, se ve lo dimenticate, avete perso la possibilità di mettere la pedina. Quindi utilizzate dadi, utilizzate pedine sul vostro campo di battaglia per ricordarvi di farlo, ok? Anche se durante il combattimento, durante la prima fase del vostro turno, utilizzerete abilità che vi fanno abbandonare dal campo di battaglia un permanente, utilizzate dadi e pedine per ricordarvi alla fine del turno di mettere la pedina. Molto importante. Poi andiamo avanti con le nostre magie. Oh, guardate che bella! Spinta fatale, FNM, proprio bellissime, in 4 per, sono un bambino super felice. Allora, istantaneo, a costo 1, tanto chiacchierato e tanto voluto da tutti i giocatori, dice distruggere una creatura bersaglio se a costo di mana convertito, pari o inferiore a 2, con rivolta, se un permanente che controllavi ha lasciato il campo di battaglia in questo turno, distruggi invece quella creatura che a costo di mana convertito, pari o inferiore a 4, ben 4 spinte fatali proprio per controllare il campo di battaglia. Poi abbiamo 4 mappa di rinnegati, artefatto 1 che ci permette di cercare le terre che ci servono, entra in gioco tappata, la tappi, la sacrifichi, passi in rassegna il tuo grimorio per una carta terra base, la riveli e la aggiungi alla mano e poi rimescoli il grimorio, quindi un'altra carta che ci permette
di fissare il mana per le nostre magie multicolore e in più di attivare rivolta. Dopodiché abbiamo Sbarco della Legione direttamente da Ixalan, subito in 4 pair inserita in questo fantastico mazzo. Incantesimo a costo 1 bianco. Quando entra nel campo di battaglia, crea una pedina 1-1 bianca con legame vitale vampiro. Quindi a costo 1 mettiamo subito un 1-1. In più, se attacchi con 3 o più creature, trasforma lo sbarco della legione. Ricordiamoci che, siccome facciamo tantissime pedine, questo incantesimo praticamente già si potrà sbloccare, secondo me, già dal terzo o quarto turno. Quindi, se partiamo con pianura, sbarco della legione, siamo abbastanza avvantaggiati. Vediamo che cosa fa quando si gira. Quando si gira, si trasforma in una terra. La tappi, ci dà mana bianco. Tappi 3, quindi 2 in colore e 1 bianco. Tappi lei, crea una pedina creatura vampiro 1-1 bianco con legame vitale. È fortissimo. Questa è una riedizione, ok, del famosissimo avamposto di Kjeldor. Per i giocatori di vecchia data, avamposto di Kjeldor, una terra ricercatissima di alleanze che ci permetteva di creare le pedine soldato. Ora abbiamo la nuova versione di Ixalan, molto più forte perché le nostre pedine vampiro hanno lifelink e quindi ci permettono di guadagnare dei punti vita. Ok, rigiriamo il nostro la nostra terra, anzi no, la lasciamo così che è molto molto bella. Ok, poi abbiamo quattro fumigare, fumigare che ci attirerà tantissime gioie degli avversari. Abbiamo un meta molto molto pieno di avversari. Se i nostri avversari non inizieranno a gestire bene le loro risorse, potremo resettare Fumigate. Stregoneria a costo 5, 2 bianchi e 3 in colore, distrugge tutte le creature. Guadagniamo un punto vita per ogni creatura distrutta in questo modo. Non ci interessa di distruggere anche le nostre, noi creiamo pedine in continuazione, sia con i nostri Planeswalker che con le riserve nascoste. Quindi non abbiate paura di resettare il campo, andremo comunque in vantaggio di punti vita per ogni creatura distrutta. Quindi è un ottimo modo per controllare il gioco e siamo obbligati a farlo, per questo va in 4 per. Poi espellere, bellissimo incantesimo bianco di Amonkhet a 3 incolori 1 bianco. A lampo, che cosa significa? Per i giocatori meno esperti, può essere lanciato come un istantaneo. Quando espellere entra nel campo di battaglia, esilia un permanente non terra bersaglio controllato da un avversario finché espellere non lascia il campo di battaglia. Può essere ciclato a 1 bianco. Se non vi serve, avete bisogno di altre soluzioni, niente paura, si paga 1 bianco, la scartiamo dalla mano e peschiamo una carta. Fortissima perché dopo che la Grasp è uscita dal blocco, perché è andato via il blocco di Zendikar, chi si prenderà cura delle divinità che praticamente rientrano in campo di battaglia oppure sono indistruttibili? Il 4 per di espellere, quindi è fortissima, una delle poche rimozioni per creature indistruttibili o per carte come lo Scarab God super giocato, che naturalmente non ci permetteranno di eliminarlo facilmente. Espellere top card. Quindi abbiamo processione dei consacrati. Allora, incantesimo di Amonkhet che in questo mazzo fa la differenza. Costo 3 è uno bianco incantesimo che dice: se un effetto sta per creare uno o più pedine sotto il tuo controllo, crea invece il doppio di quelle pedine. Fortissimo perché se utilizziamo Fumigare, abbiamo resettato il nostro campo di battaglia, dobbiamo ripartire per cercare di chiudere la partita il più velocemente possibile. Il nostro E è adatto il più velocemente possibile. il più velocemente possibile. Il nostro è adanto, la sacerdotessa, Vraska stessa, la riserva, qualsiasi cosa che abbiamo che creerà pedine, lo farà col doppio della velocità. Quindi abbatteremo l'avversario nel minor tempo possibile, quindi un'ottima carta. Finito il parco magie, andiamo nel parco terre. Abbiamo Terre Morte di Ifnir, terra di Era della Devastazione. La tappiamo, ci aggiunge mana in colore. La tappiamo, paghiamo un punto vita, ci dà mana nero, ma soprattutto a costo 2 nere, 2 incolori. La tappiamo, la sacrifichiamo, mettiamo due segnalini meno uno su una creatura bersaglio controllata da un avversario. Possiamo utilizzare questa abilità come se fosse una stregoneria. Molto forte questa abilità perché ci permette di
uccidere creature che sono indistruttibili o rendere meno forti le divinità che potrebbero darci fastidio. Poi abbiamo 4 per di dune di Shift, carta di era della devastazione, era della rovina. La tappiamo, aggiungiamo mana in colore, la tappiamo, paghiamo un punto vita, ci dà mana bianco. A costo 2 incolori, 2 bianche, la tappiamo, la sacrifichiamo. Le creature che controlliamo prendono più uno fino alla fine del turno. La possiamo attivare come stregoneria, ma è un'ottima chiusura. Una volta che abbiamo riempito il campo di battaglia pieno di pedine, sarà un ottimo finisher. Poi andiamo. 4 cortile nascosto per fixare il mana, la nostra fast land bianco-nera. Entra in gioco tappata, però se controlliamo massimo altre 2 terre, entra in gioco stappata. Poi abbiamo Evolving Wilds, importante per creare rivolta. Entra in gioco stappata come le terre normali. Se la tappiamo, la sacrifichiamo, cercheremo terra base. Ricordiamoci che noi giochiamo un mazzo a 3 colori, quindi potremmo andarci a cercare il terzo colore che non è salito su. Poi andiamo nel parco terre base. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 pianure, 1, 2, 3 paludi e la monoforesta. Perché la monoforesta? Perché ci serve solo ed esclusivamente per lanciare Vraska. Allora, la spiegazione del mazzo è terminata. Spero che vi sia piaciuto. È uno dei mazzi emergenti in questo momento e se ne sta parlando tantissimo. Quindi, se avete commenti e consigli, non perdete tempo e commentate il video. Ciao a tutti! E questo era il nostro Abzan Token. Cosa ne pensate? Vi piace? Commentate il video con i vostri dubbi, i vostri suggerimenti, le vostre domande. Daniele risponderà a tutti. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento and goodbye!